professione geologo. Oggi siamo qui a fare una relazione geologica in questo posto, vedete? È un campo dove dovranno fare una casa e come al solito sembra la classica isola felice dove non ci sarà nessun problema nel realizzare e nell'effettuare una relazione geologica. Ma per effettuare una relazione geologica bisogna sempre andare a vedere le cartografie, quindi prima di venire in cantiere nel sito bisogna andare a vedere le cartografie di piano regolatore, in che classe di rischio geomorfologico, andare a vedere la carta geologica o sapere più o meno in che zona siamo dal punto di vista geologico e andare a vedere soprattutto la cartografia storica. Ed è qui che, guardando la cartografia storica, emerge un dato interessante, perché qui, proprio in questo posto, c'era una grande cascina. Quindi, in un posto dove sembra che non ci sia nulla, andremo a costruire, andremo a fare la nostra relazione geologica. Qui vedete, c'è in acquisizione il mio sismografo e sto facendo l'analisi e un'indagine in Nakamura, ma camminando nel sito vediamo che ci sono dei pezzi di cemento, quindi evidentemente di un'altra costruzione, che era probabilmente stata un'altra costruzione o del materiale che è stato demolito e riportato qui. Ma un dato interessante, andiamo a trovare in questa zona qui, vediamo un grosso pozzetto, casualmente infilo giù il mio fratimetro e mi accorgo che la falda qui in questo pozzo è a 18 metri di profondità, quindi è un antico pozzo ricoperto a 18 metri di profondità. Quindi vedete che anche in un posto dove sembra un'isola felice troviamo comunque sempre il geologo trova qualche sorpresa. Andando a vedere in giro vediamo che ci sono tutta una serie di casette, vedete, già realizzate, bassi fabbricati, con un locale seminterrato. Quello che resta sempre da verificare in queste zone è evitare che le acque meteoriche raccolte lungo le strade possano insinuarsi nei locali seminterrati e provocare allagamento. Quindi dal punto di vista progettuale l'attenta regimazione delle acque meteoriche dovrà essere regimata. Dove siamo qua? Siamo in una specie di collina di altopiano nel comune di Fossano, un altopiano di raccolto tra la pianura alluvionale e del livello fondamentale, quindi le ghiaie del livello fondamentale che troviamo nell'altopiano di Cuneo, e la Langa laggiù in fondo, abbiamo depositi degli affioramenti più avanti ancora ci sono gli affioramenti del mare dei più. Ma che depositi sono definiti come i depositi sedimentari dei terrazzi antichi, quindi sono depositi ghiaiosi argillosi in un'abbondante matrice argillosa. Più avanti abbiamo lo stabilimento della Maina Panettoni, dove è aperto sempre lo spaccio, per chi non lo sapesse, si possono andare a comprare panettoni e cibi di fantastici, buonissimi, a prezzi veramente vantaggiosi, perché magari i panettoni un po' riusciti male, che non sono bellissimi, li vendono qui a questo spaccio. Ed ecco che nel pozzo, nella zona dello stabilimento della Maina, abbiamo potuto vedere una stratigrafia di un pozzo profondo 100 metri, quindi possiamo ricostruire una buona stratigrafia di questo sito qua. E questo altipiano è solcato da diversi antichi corsi d'acqua che drenano le acque meteoriche. Quindi, in conclusione, il geologo cosa dovrà fare? Dovrà analizzare il rischio di sito, quindi analizzare il rischio di sito dal punto di vista delle fondazioni. Infatti qua, in questo appezzamento di terreno, noi andremo a effettuare 3 prove temperometriche per capire qual è la profondità e la consistenza dello strato superficiale per la posa delle fondazioni. Rischio di sito, la presenza di un pozzo, di una cantica e una cascina demolita, dove probabilmente magari nella fase di costruzione bisognerà andare a verificare bene il piano di posa delle fondazioni per evitare di posare le fondazioni in antiche cantine che sono state completamente riempite. Certo, potremmo andare a fare delle indagini dettagliate con geoelettrica,
geoelettrica o sismica, ma visto che le cantine interrate, i locali di cantine interrate avevano una profondità di soli 2 metri, e secondo me, dal mio punto di vista, può essere dal punto di vista economico più vantaggioso anche per la committenza, per il cliente, anche se io ho a disposizione questa strumentazione, non fare le indagini, ma in corso d'opera certificare il piano di posa delle fondazioni. Quindi scavare, togliere il materiale, dove ci sono dei dubbi andare a approfondire e quindi fare in modo che le fondazioni siano posate al di sotto di eventuali cantine o buche riempite. Buona giornata a tutti, questo è un altro video della relazione geologica di un'isola felice. Un'isola felice non esiste mai e comunque il geologo è la persona che dovrà andare a certificare l'eventuale situazione di isola felice. Buona giornata a tutti dal vostro super geologo.